Diciamo che è un evento importantissimo, è un evento politico nazionale con la regia del nostro senatore Maurizio Gasparri e con il presidente Tajani che punta sul movimento giovanile. Dalla regione si muoveranno oltre 100 militanti iscritti giovani di Forza Italia Giovani per una presenza di oltre 1500 persone a livello nazionale. È un evento che lancerà dei temi che saranno oggetto poi di dibattito politico nazionale, ma registriamo un grande entusiasmo, sempre maggiore ed intenso, dei giovani su questo partito. Ci fa piacere perché è evidente che l'insegnamento, i valori di Silvio Berlusconi sono raccolti anche dagli giovani che rappresentano il futuro e l'anima del nostro partito. Si parlerà di vari temi, ma volevo anche dire che è stata un'estate di impegno per Forza Italia, lo ha dimostrato il tema delle carceri, dove abbiamo fatto il nostro accesso anche verso il carcere di Trieste, affrontando una realtà che riguarda non solo i detenuti, ma anche la polizia penitenziaria. Parleremo anche di economia, col tema del discorso riguardo il taglio delle tasse, il cuneo fiscale, le pensioni, ma soprattutto temi molto attuali, quali l'intelligenza artificiale, l'ambiente e il lavoro. Il tutto in un quadro di costruttività, di entusiasmo che sta registrando questo partito e raccogliamo sempre più interesse da parte delle giovani generazioni. Questo non ci può altro che fortificare e dare sempre più spinta per l'azione politica a livello nazionale e a livello locale. Si svolgerà da domani, 6, 7, 8 di settembre a Bellaria, Egea Marina, quindi in Emilia-Romagna. Non a caso il primo, diciamo, evento sarà legato all'apertura della campagna elettorale in Emilia-Romagna, poi vedremo tutti gli esponenti nazionali del partito, dai ministri ai sottosegretari, ai capigruppo dei gruppi parlamentari e parlamentari stessi, confrontarsi con tantissimi giovani e soprattutto anche avremo dei deputati americani, degli Stati Uniti, del Partito Popolare Europeo con i quali è noto il legame di Forza Italia in un momento di apertura di una stagione politica che in realtà anche ad agosto non è mai finita. Ci sono in Friuli-Venezia Giulia, adesso noi alla convention dei Fuori Azzurra Libertà in cui andiamo a Bellaria in Emilia-Romagna, saremo in 28 del Friuli-Venezia Giulia, come ho già detto anche nella conferenza stampa, rispetto al Veneto che ne porta 35 su 4 milioni di abitanti, noi siamo 1,2 milioni, insomma 28, una buonissima delegazione. Infatti siamo riusciti a ottenere dal nazionale la presentazione di ben due panel, io presenterò quello sull'intelligenza artificiale con il sottosegretario di Stato all'editoria e Benanti, che è il delegato vaticano proprio dal Papa sul futuro dell'intelligenza artificiale, mentre la nostra coordinatrice provinciale di Trieste, Lavinia Pieri, presenterà la parte relativa alla libertà e il concetto di libertà in politica, eccetera, con determinati ospiti. Sandra Savino purtroppo per impegni non ci sarà questa volta, però è stata presente a Gaeta l'anno scorso, è stata la prima edizione dopo la morte del presidente Berlusconi e ci ha sostenuto sempre nei costi anche indiretti qua della manifestazione. Insomma, noi siamo pronti, prontissimi, ci siamo e speriamo, insomma, di avere anche un grandissimo riscontro sul territorio alla fine dell'evento.